No, no, Yui, sono convinto anch'io che non ci sia niente dietro. Sì, ma... è semplicemente il posto dove finiscono tutti gli animali virtuali abbandonati dagli umani. Cosa hai detto, Control? Abbandonati! Yui, sai cosa succede agli animali virtuali? Presi dagli umani. Ognuno di loro ha una vita lunga più o meno come nella realtà. Molti umani se ne prendono cura per tutta la loro vita. No, anzi, perfino oltre. Però ce ne sono altri che abbandonano il loro animale prima del tempo. Sono stufi, hanno altro da fare. Ecco le loro squallide ragioni. E i poveri animaletti si ritrovano da soli e senza aiuto nella rete. E alla fine... Dunque, è per questo? E per i software domestici o animali virtuali che siano, questo è un problema che sta diventando sempre più diffuso. È vero, e per il quale purtroppo non c'è ancora alcuna soluzione in vista. Io credo che Nettie, che lavorava con me sulla rete e ci tante esperienze nella natura, sia arrivata fin qui grazie a questo leone, che le ha raccontato cosa stava succedendo. E dopo aver visto tutti questi poveri animali abbandonati, Nettie ha deciso di prendersene cura personalmente, così che potessero vivere un'esistenza pacifica. Vuol dire che tutti questi animali sono stati abbandonati da esseri umani insensibili. Incredibile, sono tantissimi. È vero, ma se consideri tutta Comnet, questi non rappresentano che una piccola percentuale. Probabilmente ci sono centinaia, migliaia di altri animali abbandonati che stanno soffrendo altrove e spariscono senza che si sappia. Veramente? Ma come possono? Come possono gli umani abbandonare gli animali che hanno scelto e allevato? Non si rendono conto se non altro dei tremendi pericoli ai quali possono andare incontro questi esseri innocenti? Dimmelo tu, Yui. Ti pare giusto? No, non è giusto. Arrivederci, Yui, e grazie tante! Ehi, piano, piano! Yuhu! Ciao a tutti! Yui! Ecco fatto. Da oggi questo posto farà parte integrante della rete Eccitanti Esperienze nella Natura. Il che significa che il prendermi cura degli animali virtuali abbandonati rientrerà nelle mie mansioni. Capi. È vero, anche se questo non risolve la piaga dell'abbandono degli animali. Su questo noi umani dovremmo riflettere più attentamente di quanto non abbiamo fatto nel passato. Sei d'accordo, vero, Yui? Certo.